Continuo. Buonasera amiche ed amici della Coppa MIV 2021-2022. Oggi per la terza sfida del terzo gruppo si sfideranno Alba Roma contro Ciampino. Intanto un minuto di raccoglimento che osserviamo anche noi. Minuto di raccoglimento finito proprio in questo momento. Ricordavamo prima terza gara del gruppo C della Coppa MIV tra Alba Roma e Ciampino, girone che vede l'Alba Roma capolista in questo momento con due partite giocate, due vittorie, 9 gol fatti e soltanto uno subito, mentre il Ciampino all'ultimo posto con due partite fatte, 0 vittorie e ovviamente 2 sconfitte. Al secondo posto troviamo il Borgo Rosso, mentre al terzo l'Unione Ferrovieri Roma. Intanto è iniziata la partita e possiamo dare le formazioni ufficiali: 4-4-2 per il Ciampino di mister Giuliani, con Siglari in porta, D'Ambrosio, Panimol, Pelliccioni e Florio, centrocampo Castagna, La Rosa, De Rosa, Urcioli in attacco a 2, Frasca il numero 32, Fusaro risponde, l'Alba Roma con un 4-3-3 in porta, il numero 1 Casanica, difesa 4 con Nataglia, il capitano Minnini, Valerio De Santis, terzino destro Palombi, centrocampo Lopresti, Simone De Santis e Tarquini, attacco a 3, prima punta il numero 10 Scuteri, mentre sugli esterni aggirando il numero 9 Minutello, il numero 11 Colacicco. Partita iniziata da poco, intanto recupera subito un buon pallone Tarquini che arriva al limite dell'area di rigore, appoggia sulla sinistra per Colacicco, prova il tiro, salvataggio incredibile del 25 del Ciampino, adesso prova a far ripartire i suoi, azione che parte sulla fascia destra, cerchio del centrocampo, perde però palla, molto bravo Lopresti a recuperare il pallone, poi porta avanti palla, va da De Santis che supera un avversario, poi sbaglia il passaggio, bravissimo in questo caso La Rosa a recuperare il pallone, poi allarga centralmente per Fusaro. Fusaro cerca di centrocampo, bravissimo però il 7 dell'Alba Roma a recuperare il pallone, poi gestisce il pallone ancora una volta De Santis. Fino a questo momento molti palloni sono passati dal centrocampista centrale dell'Alba Roma sulla destra per Palombi, davanti a sé Castagna, il capitano del Ciampino. Linea centrale del campo, ancora De Santis, non vede movimento dei suoi compagni, quindi si torna sulla fascia sinistra dove gestisce il pallone Natalia. Gioco di suola del terzino sinistro dell'Alba Roma, che adesso allarga sulla sinistra per Colaciccio. Prova il cross in mezzo, completamente sbagliato, fa buona guardia Florio, che adesso allarga sulla sinistra, out di sinistra, proprio sotto la nostra postazione, si va centralmente per Fusaro, bellissimo intervento ancora una volta del difensore centrale, il capitano dell'Alba Roma, Minnini, siamo già dall'altra parte, lato corto dell'area di rigore, pallone messo in mezzo, cross però calibrato male, forse la tocca. Torniamo in diretta con l'azione del Ciampino, allarga molto bene per il 58, bellissima velocità
Bellissima, bellissima giocata, poi ancora sulla destra, però riesce ad intercettare tutto il capitano dell'Alba Roma. Poi si torna indietro da De Santis, che allarga molto bene sulla destra, dove può correre Minutello, una prateria davanti a sé, sta per entrare nell'area di rigore, vertice destro dell'area di rigore. Minutello prova il tiro, è soltanto esterno della rete. Forse qui ha peccato un po' troppo di egoismo il 9 dell'Alba Roma, poteva sicuramente dare un pallone in mezzo, ha preferito invece tentare direttamente la conclusione verso lo specchio della porta, e quindi si ripartirà con una rimessa dal fondo per il Ciampino, già battuta, gestisce il pallone il terzino destro Florio, che adesso va per vie centrali dal suo compagno di squadra. Ancora lancio in avanti a cercare Frasca, però viene anticipato benissimo dal solito Minini. Lancio in avanti, attenzione per il 10 dell'Alba Roma, che da solo davanti al portiere, si trattava di Scuteri, ha sbagliato il gol, però comunque bella parata da parte di Siglari. Si lotta a centrocampo, gestisce il pallone molto bene D'Ambrosio, adesso lancia per l'11, che prova un tiro cross in mezzo a partire dalla sinistra, si trattava proprio di Castagna, il capitano del Ciampino, però fa buona guardia il portiere dell'Alba Roma Casanica, quindi si ripartirà dalla lunetta dell'area di rigore. Minini gestisce il pallone, torna ancora dal compagno di squadra De Santis, il numero 4, va per vie centrali da Lopressi, allarga sulla sinistra per Natalia, va su di lui. De Rosa non riesce però ad intercettare il pallone, quindi l'azione dell'Alba Roma può proseguire molto bene. Allarga benissimo sulla destra, dove c'è Palumbi che va ancora da Minutello. Out di destra, Minutello riesce a superare il suo avversario, supera il primo, non supera invece il secondo. Molto bravo qui il centrale di Ciampino ad intervenire sul 9 dell'Alba Roma, che sicuramente è uno dei giocatori più in forma in questo momento. Ricordiamo, Alba Roma a punteggio pieno sul girone, ha bisogno di un punto per arrivare primo e passare al turno successivo, mentre invece per il Ciampino serve un miracolo, una vittoria, anche molti gol fatti. Attenzione, qui lancio in avanti bellissimo per il 16 del Ciampino, però fermato in posizione di offside. Ricordiamo, gli assistenti dell'arbitro sono: il primo assistente è Giostra, mentre il secondo è Lavarone, mentre l'arbitro della gara è il signor Marseglia. Subito battuto il pallone da parte dell'Alba Roma, si va indietro da De Santis, che allarga sulla sinistra per Natalia, va per vie centrali, cerca il suo centravanti, però fa buona guardia il centrale del Ciampino, poi ancora sventagliata sulla destra, sempre a cercare Minutello. Minutello ha davanti a lui il suo avversario, pallone in mezzo, tenta la giocata Scuderi, entra nel rigore Scuderi, poi probabilmente commette fallo, così è, anche l'arbitro ha visto così, quindi calcio di punizione per il Ciampino. Buona azione di Scuderi, che prima vince un rimpallo al limite dell'area di rigore, poi sul lato destro dell'area di rigore ha provato un'altra giocata, però è stato altrettanto bravo il centrale numero 25 del Ciampino ad intercettare. Pallone in avanti per Florio. Si va ancora al cerchio del centrocampo, bella azione qui del 33 del Ciampino, ancora che allarga sulla destra, ancora per vie centrali, superato il cerchio del centrocampo, bellissima azione qui di Fusaro, però viene fermato con un fallo, un po' di lamentele in campo, forse si chiedeva anche l'intervento del cartellino giallo, però si ripartirà da un calcio di punizione già battuto velocemente, però l'arbitro dice che deve fischiare lui. Sono passati 7 minuti, anzi 8 in questo momento. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Fino a questo momento poche azioni, a parte una del numero 9 Minutello, che si è trovato quasi davanti al portiere e ha colpito l'esterno della rete. Calcio di punizione sul lato destro, andrà a battere Urcioli con il destro. In mezzo salgono tutte le torri. Calcio di punizione battuto in questo momento.
troppo corto, però poi c'è anche una svirgolata di un giocatore del Ciampino, può partire il contropiede dell'Alba Roma, pallone lanciato a Palombeda a cercare Scuteri, però bravissimo il centrale numero 25 del Ciampino, che però adesso sbaglia il passaggio, superata la linea del centrocampo, si va ancora sull'out di sinistra, è entrato però molto bene. La squadra rosso-blu poi va per vie centrali l'Alba Roma, ancora una volta intercettato, però può ripartire immediatamente il Ciampino, lancio in avanti, ma è bravissimo il centrale dell'Alba Roma Minini, che è sempre preciso negli interventi. Qui però sbaglia un po', prova ad andare da solo contro la difesa avversaria, infatti viene fermato, recupera palla l'Alba Roma con Lopresti, che allarga molto bene sulla sinistra per l'11, Colacicco punta il suo diretto avversario, entra nel rigore, Colacicco può tentare il tiro con il sinistro, grandissima parata del portiere avversario, qui Colacicco ha superato il suo diretto avversario, poi con il sinistro ha provato una staffilata sul primo palo, che però non ha impensierito più di tanto il portiere. Altra occasione però per l'Alba Roma per portarsi in vantaggio. Adesso ha già recuperato il pallone, cerchio del centrocampo, porta avanti il pallone De Santis, poi allarga sulla destra dove trova il suo compagno di squadra Palumbi sulla linea del centrocampo, va con il piatto destro a cercare Minutello davanti a lui il suo diretto avversario, il 20 del Ciampino, conquista una preziosissima rimessa laterale out di destra. Siamo molto vicini alla bandierina del calcio d'angolo. Rimessa laterale già battuta in questo momento. Sbaglia però l'aggancio Scuderi. L'idea non era male. Sbaglia lo stop con il petto. Si porta il pallone fuori. Quindi può rifiatare il Ciampino. Momento sicuramente più positivo adesso per l'Alba Roma, che si sta proponendo di più. Già due occasioni. Da gol, però risultato ancora fermo sullo 0-0. Sta per battere la rimessa dal fondo il portiere, che decide di andare corto. Sale adesso il pressing dell'Alba Roma. Scuderi resta in pressione, entra quasi in area di rigore. Poi è molto bravo Scuderi, perché porta all'errore il suo avversario. Ha già recuperato palla l'Alba Roma con il suo capitano Minnini, che prova un lancio in avanti, poi ha provato una spizzata di testa Lopresti, sempre a cercare il numero 9 Minutello. Sicuramente abbiamo detto già prima che era il giocatore più cercato dell'Alba Roma, però in questo caso non è stato preciso il colpo di testa. Gestisce il pallone il Ciampino, bravissimo il numero 6, va di prima per il suo compagno di squadra, che subisce un calcio di punizione sulla quasi tre quarti difensiva del Ciampino, anche se siamo molto più vicini al cerchio di centrocampo. Batterà il calcio di punizione il 25, il numero 25 del Ciampino, che adesso allarga, prova, ha provato il velo, grandissima giocata tentata dal giocatore del Ciampino, però ancora è stato ottimo l'intervento da parte dei difensori centrali dell'Alba Roma, che comunque si dimostrano un'ottima difesa. Un solo gol subito in questa Coppa MIB da quando è iniziata. Ancora il capitano dell'Alba Roma, il 5, allarga sulla destra per Palombi. Poteva darla qui sull'out di destra al 9 dell'Alba Roma, decide però di andare per vie centrali e sbaglia, recuperato il pallone del Ciampino, attenzione adesso può andare in contropiede, però è stato molto molto bravo De Santis con un intervento difensivo, coppia centrale difensiva dell'Alba Roma fino a questo momento che non ha sbagliato nulla, cerchio del centrocampo, porta il pallone l'altro De Santis della squadra, che adesso allarga per Scuderi, ancora vai e dai con De Santis. E protegge il pallone il centravanti dell'Alba Roma, che adesso può allargare per Tarquini allarga sulla destra dove c'è Minutello con il destro, prova il cross che diventa un tiro cross, si ostacolano il portiere con un difensore del Ciampino, poteva diventare un'occasione pericolosa, per fortuna dei giocatori avversari non c'era nessuno pronto a ribadire in rete, né Scuteri né Colacicco erano lì in quel momento per cercare di ribadire il pallone in rete. Adesso si ripartirà con un calcio di punizione per il Ciampino quando siamo al
al 13° minuto. Fino a questo momento poche azioni da gol, ne abbiamo raccontate soltanto due, una dalla fascia destra dell'Alba Roma, invece l'altra dalla fascia sinistra, però non si è fatto impensierire il portiere del Ciampino. Qui prova il tiro, il 58, con il sinistro dal limite dell'area. Si trattava di Urcioli. Ha provato il gol, però lontano, che tiro che va lontano dallo specchio della porta. Può subito ripartire con l'azione l'Alba Roma. L'azione parte sempre dai piedi del capitano, sempre fraseggio iniziale tra i due difensori centrali, Minnini e De Sanctis, che adesso allarga sulla destra molto bene per Natalia. Prova a farsi vedere Lupresti, però non viene servito. Viene servito in questo momento invece Colacicco, che punta il suo diretto avversario. Colacicco, vertice sinistro dell'area di rigore, poi va indietro da Natalia. Entra in area di rigore. Natalia gioca un po' troppo con il pallone. Bravissimo il terzino destro del Ciampino a levargli il pallone. E oltre a levargli il pallone, Pelliccioni riesce a conquistare anche un ottimo calcio di punizione, che insomma permetterà sicuramente di rifiatare ai suoi. Già battuto in questo momento, adesso anche il Ciampino porta avanti il pallone con il suo difensore centrale, poi allarga sulla destra dove c'è Pelliccioni che porta avanti il pallone. Stavolta non si alza la pressione dell'Alba Roma, infatti il centravanti non è andato subito in pressione sul portatore di palla, invece adesso sì, adesso si alza e come. Il Ciampino che è in difficoltà a superare proprio la prima linea di pressione dell'Alba Roma. Qui ci prova con un lancio in avanti, bellissimo lo stop di Urcioli che viene fermato in maniera regolare dal 4 dell'Alba Roma. Urcioli non era d'accordo, però adesso si va avanti con Scuderi, che gestisce un ottimo pallone e invece adesso lo conquista lui, un calcio di punizione. Siamo a metà tra il cerchio del centrocampo e la tre quarti, imbucata qui centrale per Minutello. Minutello prova il tiro, ma è stato bravissimo, è stato soprattutto provvidenziale il difensore del Ciampino a mettersi tra il pallone e la porta. E non far trovare il gol del vantaggio all'Alba Roma. Bellissima azione qui con un calcio di punizione battuto in maniera molto molto veloce. Però ancora non riesce a trovare il gol del vantaggio l'Alba Roma. Qui calcio d'angolo, forse è uno schema, battuto corto, cross in mezzo per Minnini, forse buttato a terra, però non è calcio di rigore, dice l'arbitro. Gestione del pallone, molto bravo il difensore centrale qui dell'Alba Roma, però gioca un po' troppo con il pallone, palla che resta lì in area di rigore, pallone rimesso in mezzo, arriva il 9 dell'Alba Roma, Minutello tenta un tiro però sporcato e finisce lentamente tra le braccia del portiere del Ciampino, che adesso non sa a chi darla, anche perché l'Alba Roma è rimasta praticamente tutta in avanti. Infatti va subito a prestare sul portatore di palla. Qui rischia moltissimo il Ciampino. Passaggio all'indietro per il terzino sinistro. Adesso però è uscito molto bene il Ciampino da questa linea di pressione. Vince un rimpallo, però poi perde il pallone Castagna, il capitano del Ciampino. Quindi ha già battuto il fallo laterale Palombi, che va da De Santis, d'esterno per Scuteri. Scuteri allarga ancora sulla destra per Palombi, può tentare il cross in mezzo con il piatto, tenta il cross che diventa un tiro cross che sfiora la traversa. Un'altra occasione per l'Alba Roma, stavolta qui un cross non precisissimo di Palombi, stava per diventare un tiro in porta, è andata molto molto vicino al gol del vantaggio. Nuovamente l'Alba Roma, 17° minuto, risultato ancora fermo sullo 0-0, pallone sulla sinistra. Vediamo come pressa l'Alba Roma, è sempre in fase di pressing e ancora una volta sbaglia il Ciampino. Recupera palla De Santis, d'esterno va per Scuderi di prima, bellissima qui tentata da Scuderi, che di prima ha provato a liberare Lopresti, però fa buona guardia il Ciampino. Adesso può addirittura partire in contropiede, però non è dello stesso avviso il 4 De Santis, che butta via il pallone in fallo laterale, però ha già recuperato palla il Ciampino, però adesso qui sbaglia lo stop. De Santis va per
Minini. Minini con il piatto destro per De Santis, va per vie centrali dal numero 8 Lopresti che allarga sulla sinistra per Natalia, si fa vedere De Santis il 18, non viene però servito e si va sulla fascia destra molto bene per Colacicco, ha di fronte a lui il terzino sinistro del Ciampino, va da Lopresti che entra in area di rigore però viene anticipato nuovamente, poi recupera il pallone Lopresti, chiedono tutti quanti un calcio di rigore, non è dello stesso avviso però l'arbitro, forse ci potevano essere gli estremi per il calcio di rigore, però invece si ripartirà da una rimessa laterale sull'out di destra, proprio dall'altra parte della nostra postazione per il Ciampino. E in questo momento l'arbitro andrà a vedere il VAR. Ciao. Che fai te? No, allora no. Che cosa? Miro. Ciao. Buonasera. Mettimi l'immagine poi. Sto su YouTube? Sì. Andrà al VAR per capire se sarà calcio di rigore per l'Alba Roma. C'è nessuno in panchina di destra. No, i blu non c'è proprio nessuno in panchina di blu. Mandato 10 secondi indietro. Doppio clic a sinistra e bandiera. Finito il check al VAR, non è calcio di rigore, almeno così ha deciso il signor Marsella, ricordiamo l'arbitro di questa gara, quindi si ripartirà con una rimessa laterale per il Ciampino sull'out di destra, dall'altra parte della nostra postazione batterà il terzino destro del Ciampino, ancora un po' di proteste in mezzo al campo, insomma. I giocatori dell'Alba Roma erano quasi sicuri che fosse calcio di rigore, però così poi non è stato deciso. Pallone già perso da parte del Ciampino e già recuperato dal solito Minini che allarga sulla destra per il 6 Palombi che va per vie centrali da Tarquini, ancora centralmente per De Santis, molto spazio lasciato al 18 dell'Alba Roma che allarga molto bene per Minutello, cross in mezzo di Minutello. Però fa buonissima guardia il 6 del Ciampino, pallone che finisce in calcio d'angolo, sarà il secondo calcio d'angolo per l'Alba Roma, bandierina che restando in termini di stadio olimpico divide la tribuna Montemario dalla curva sud, andrà a battere in questo momento il giocatore
dell'Alba Roma, vai in mezzo, prova a svettare sopra tutti Minnini, che però incredibilmente si scontra con il terzino sinistro, il 3 Natalia dell'Alba Roma, quindi altra occasione persa per l'Alba Roma. Adesso torna indietro, cross in mezzo che ha rischiato di diventare pericolosissimo. È già la seconda volta che l'Alba Roma sfiora il gol con questi tiri cross che poi vanno a sfiorare il palo. Intanto sostituzione per quanto riguarda il Ciampino in questo momento, esce uscito con il numero 32. Adesso appena riuscirò a capire bene chi è entrato, lo diremo in diretta. Qui gestione del pallone da parte del Ciampino, rischia un po' troppo davanti all'area di rigore. Tarquini viene messo giù, e stavolta credo che l'arbitro abbia decretato il calcio di rigore, anzi no, punizione dal limite, però ha rischiato veramente tantissimo qui il Ciampino. Intanto è entrato il numero 69 De Rosa per quanto riguarda il Ciampino, e calcio di punizione dal limite pericolosissimo. Sul punto di battuta ci sono Colacicco, De Santis e Lopresti. Probabilmente andrà, le soluzioni sono due: o Colacicco con il sinistro a rientrare, quindi a mettere la palla sotto al 7, oppure andrà Di Potenza con il destro De Santis. Vediamo chi andrà. Posizioni interessantissime in questo momento. Parte Colacicco con il sinistro, pallone alto, non di molto sopra la traversa della porta difesa da Siclari, quindi si ripartirà con una rimessa dal fondo quando scocca in questo momento il 25esimo minuto. Risultato ancora fermo sullo 0-0. Intanto il Ciampino che ancora costruisce dal basso, prima ha rischiato veramente tanto, però stavolta riesce ad uscire molto bene, allarga sulla destra, poi ha tentato il passaggio per il neo entrato De Rosa, passaggio però non precisissimo, però Caparbio De Rosa che prova a recuperare il pallone, però l'Alba Roma sembra averne sicuramente di più. Lancio bellissimo in avanti per Lopresti, che entra da rigore. Lopresti anticipato ancora, prova a riandare sul pallone, nulla di fatto. Adesso partita che è molto più viva. De Santis lotta benissimo sul pallone, però lo conquista De Rosa, però poi torna indietro preziosissimo Tarquini, ha già recuperato palla l'Alba Roma. Palombi prova, va centralmente per Scuderi, bravissimo Scuderi che lotta con il corpo, però secondo l'arbitro ha commesso fallo. Tante le proteste da parte della panchina dell'Alba Roma, che non si stanno trovando con le decisioni del direttore di gara. Porta avanti il pallone Urcioli, out di destra, bravissimo ancora Minnini, sempre preciso e puntuale negli interventi, centralmente per De Santis, vede lo scatto di Minutello, prova ad arrivarci Minutello, riesce ad arrivarci, out di destra, deve superare il suo marcatore, lo supera molto bene con una finta, entra in area di rigore, però poi al momento più importante si allunga troppo il pallone, ha già recuperato palla il Ciampino, non c'è veramente un attimo di sosta in questa partita, si è già dall'altra parte, pallone bellissimo per D'Ambrosio che supera il diretto avversario, ma ancora una volta Minnini, sempre preciso e puntuale, e riesce anche a conquistare un calcio di punizione. Bella però comunque l'azione del Ciampino, che è un po' in difficoltà, però comunque in situazioni di contropiede può sicuramente dare fastidio, però se poi andiamo ad analizzare quali sono state le occasioni, sicuramente l'Alba Roma meriterebbe qualcosina in più. Calcio di punizione per l'Alba. Minnini allarga sulla destra per Palombi, out di destra, va per vie centrali dove c'è il solito De Santis, superata la linea del centrocampo. Scuderi sbaglia però qui l'appoggio, uno dei primi errori di Scuderi in questa partita. Può partire in contropiede il Ciampino, si alza una palombella, però passaggio sbagliato. De Santis decide di tornare indietro e non rischiare la giocata, si va a sinistra da Natalia, davanti a lui D'Ambrosio, lo supera molto bene. Poi pallone in avanti, azione di prima con il sinistro provata da Lopresti, che voleva cercare il suo compagno di squadra Colacicco, azione che spesso e volentieri è riuscita all'Alba, stavolta no, pallone calciato con troppa forza da parte del
dell'8, quindi pallone riconquistato dal Ciampino che ha già battuto la rimessa dal fondo per vie centrali, però un altro errore e un altro intervento di De Santis qui, contropiede per l'Alba, situazione di 4 contro 3, allarga sulla destra per Minutello, nella rigore Minutello con il destro va in mezzo e non l'ha capita nessuno, era un'occasione d'oro per l'Alba Roma, Minutello in mezzo con il piattone destro, palla che ha attraversato tutta quanta l'area piccola, non ci hanno creduto né Scuderi né il numero 11 con la Cicco e palla che finisce direttamente in rimessa dal fondo, altra occasionissima per l'Alba Roma che abbiamo già detto tantissime volte sta giocando sicuramente meglio, è quasi sempre dall'altra parte ma soprattutto è quasi sempre in pressione asfissiante sui portatori di palla e non hanno mai tempo di costruire dal basso i giocatori del Ciampino, qui rimessa laterale battuta dal 20, Nonno Peo, poi prova il velo Frasca, però ancora Minini per vie centrali, si va da De Santis sulla linea del centrocampo, allarga come al solito sulla destra dal solito Minutello, vertice dell'area di rigore, prova il cross e il palo di Minutello, poi prova il tiro l'8 dell'Alba Roma, era Lopresti, però grandissima parata da parte del portiere del Ciampino, altra grandissima occasione sempre per Minutello, qui errore gravissimo del portiere, però non riesce Minutello ad agganciare bene il pallone, però si salva in rimessa laterale il 90 Frasca, rimessa laterale out di destra Palombi, poi si va per vie centrali, cerchio del centrocampo, porta avanti il pallone De Santis, Valerio prova il lancio in avanti, fa buona guardia alla difesa del Ciampino, però già riconquistato palla l'Alba Roma, poi lotta Caparbio De Rosa che comunque da quando è entrato ha fatto vedere buonissime cose, qui ha messo in serie difficoltà l'Alba Roma, però sempre attento De Santis e i due difensori centrali dell'Alba Roma, sempre molto puntuali e precisi, sono molto difficili da cogliere impreparati, pallone indietro velenosissimo, infatti poi è costretto a lanciare lungo il centrale dell'Alba Roma, però recupera un buon pallone Frasca, però bravissimo Tarquini con l'intervento indietro a recuperare il pallone, ancora Tarquini, ancora indietro, si torna da Palumbi che va indietro dal suo portiere Casanica che è stato chiamato poche volte in causa, fascia sinistra, Natalia porta avanti il pallone, supera la linea del centrocampo, non c'è pressione sul terzino sinistro, a differenza dell'Alba Roma che va subito in pressione sul portatore di palla, il Ciampino permette molto di più di creare l'azione all'Alba Roma, qui ancora un altro intervento in anticipo di Minnini che va avanti, arriva quasi in area di rigore, un po' ricorda quello che faceva Lucio ai tempi dell'Inter, De Santis supera molto bene il suo avversario, De Santis per linea centrale tenta l'esterno per Lopresti, però stavolta buona difesa da parte del Ciampino che ogni qualvolta che va a recuperare il pallone poi lo perde sempre per errori nei passaggi, qui Minutello prova il cross in mezzo, però colpisce in pieno Frasca e quindi si ripartirà con una rimessa laterale per l'Alba Roma, out di destra, siamo vicinissimi alla bandierina del calcio d'angolo, si occuperà della rimessa laterale il numero 6 Palombi che va a cercare Minutello, colpirà per Palombi, cross in mezzo per Tarquini che con un tiro al volo ha sfiorato il gol del vantaggio. Altra occasione potenziale per l'Alba Roma, sono veramente tantissime adesso le occasioni non sfruttate dalla squadra di Caringi. Adesso qui rimessa dal fondo per il Ciampino, il solito Minnini che conquista il pallone, poi lancio con il sinistro, però calibra male il passaggio il capitano dell'Alba Roma, sinceramente primo errore da quando è iniziata la partita per il 5, sempre preciso e puntuale anche in proiezione offensiva, si ripartirà con una rimessa laterale sull'out di destra vicini al cerchio del centrocampo, porta avanti il pallone il terzino destro del Ciampino che prova un lancio in avanti, però
fa buona guardia Natalia e si ripartirà ancora con una rimessa laterale per il Ciampino, che comunque ha conquistato qualche metro in avanti. 33esimo minuto, risultato ancora fermo sullo 0-0. Qui prova un'azione in solitaria all'esterno del Ciampino, cross in mezzo, non esce il portiere, Palumbi la butta in fallo laterale, ma c'era fallo prima, quindi attenzione, calcio di punizione molto molto pericoloso. Dall'altra parte out di destra, siamo molto vicini al vertice destro dell'area di rigore, punizione che può essere importante, probabilmente andrà un destro a mettere il pallone in mezzo. Vediamo, salgono innanzitutto tutte le torri ovviamente del Ciampino, ci sono D'Ambrosio, c'è Frasca, c'è De Rosa. Vediamo se il Ciampino riuscirà a portarsi in vantaggio. Cross in mezzo, De Rosa la spizza, pallone poi che resta lì, colpo di tacco, e qua altra occasione, prima forse occasione per il Ciampino, che però non è riuscito a sfruttarla bene. Poi lancio in avanti a cercare Frasca, però pallone è troppo lungo per il numero 90 del Ciampino, quindi si può ripartire con una rimessa dal fondo per l'Alba Roma, che fino a questo momento, siamo al 34esimo minuto del primo tempo, non ha corso rischi, però stavolta un pochettino ha rischiato. Lancio in avanti a cercare Natalia, lancio in avanti con il sinistro per Scuderi. Pallone però non calibrato benissimo e finisce molto lentamente tra le braccia di Siclari. Gestisce il pallone il 33 del Ciampino, che lancia in avanti. Stavolta ha superato la linea di pressione il Ciampino, però poi ha sbagliato il passaggio proprio in prossimità della linea di centrocampo. Quindi parte l'Alba Roma, però Frasca fa buona guardia su Tarquini. Torna indietro dal 6, Tarquini che prova un pressing, però ne esce molto bene il Ciampino, che supera in questo momento la linea del centrocampo. Lancio in avanti, però ottimo l'intervento di Natalia. De Santis gioca un po' troppo con il pallone forse, però poi riesce ad allargare molto bene sulla destra per Tarquini. Palumbi, De Santis indietro per Minnini. Larga sulla sinistra per Natalia, davanti a lui De Rosa, cross in mezzo, proprio a cercare Tarquini, che però viene anticipato molto molto bene, proprio sulla lunetta dell'area di rigore. Si ripartirà con una rimessa laterale su out di sinistra, pallone per De Santis, centralmente per l'altro De Santis. Tre quarti offensiva, allarga molto bene per Scuderi, che gestisce benissimo il pallone, però viene altrettanto fermato bene. Può ripartire il Ciampino, qui c'era un fallo di Tarquini, però non ravvisato perché si prosegue per la regola del vantaggio. Però sul cerchio del centrocampo, grandissimo recupero del pallone, poi lancio in avanti, tentato per Minutello, ma è stato bravissimo Frasca a capire tutto ed anticipare. Poi prova un lancio in avanti totalmente sbagliato, fa buona guardia Minnini insieme, viene aiutato dal suo compagno di reparto. De Santis allarga sulla sinistra per Natalia, sopra la linea del centrocampo, fascia destra in questo momento totalmente libera per i giocatori dell'Alba, però non si decide di cambiare fascia, è voluto andare Natalia sempre sulla sua fascia di competenza, cioè la fascia sinistra. Pallone però perso e recuperato dal Ciampino, larga sulla sinistra, si fa vedere Frasca, che però non viene servito, tenta il lancio in avanti, ma ancora bravissimo De Santis, che intercetta molto molto bene, poi prova un lancio in avanti a cercare Minutello, non si sono capiti i due compagni di squadra, Minutello resta fermo al limite dell'area di rigore e non prende il pallone, qui recupera benissimo il pallone De Santis, sempre in fase di pressione, poi pallone per Lopresti, che prova un passaggio in verticale a cercare Minutello, però aveva subito prima fallo il numero 8, uno dei più attivi a centrocampo dell'Alba Roma, sicuramente insieme a De Santis sono i giocatori che più stanno dando fastidio
Sapete, stanno dando fastidio a Ciampino, soprattutto come abbiamo già detto, in fase di pressing. Ogni qualvolta che il Ciampino prova a far ripartire l'azione, si alza il pressing avversario, i tre davanti si trovano ovviamente al limite dell'area di rigore e poco dopo si trovano gli altri tre di centrocampo. Qui calcio di punizione interessantissimo, siamo vicini al vertice destro dell'area di rigore, andrà a battere con il piede destro a mettere in mezzo De Santis. Parte De Santis, pensavo crossasse, invece ha tentato un tiro che non ha avuto l'effetto sperato, sicuramente è andato molto alto dallo specchio della porta. Sicuramente l'Alba Roma ha avuto occasioni più importanti in questa partita. Lancio in avanti per il 58, che lotta sul pallone molto molto bene, però poi allarga non benissimo, ma il pallone è stato deviato, quindi fallo laterale battuto da Frasca, che va centralmente, recupera il pallone Minutello, fermato con un fallo dal 33 Sebastiani. Siamo sulla fascia destra, linea proprio del centrocampo che divide le due parti di campo. Già battuta Lopresti, prova il passaggio in avanti però deviato, c'è sempre De Santis di prima con il destro a cercare Scuteri. Scuteri lotta in area di rigore, viene fermato, conquista il quarto calcio d'angolo della gara per l'Alba Roma. Sempre va con il sinistro, vediamo se giocheranno corto come prima oppure metteranno il pallone in mezzo. Credo che stavolta si andrà in mezzo con il sinistro, cross in mezzo, va De Santis, viene però anticipato e può ripartire il Ciampino. Frasca si autolancia, poi però conquista il pallone il 16 D'Ambrosio, che viene anticipato molto bene da Palombi, poi permette anche ai suoi di rientrare. Frasca va per vie centrali da D'Ambrosio, adesso si cambia totalmente fascia, si va dall'altra parte da Castagna, che rispetto a come aveva iniziato la gara ha cambiato fascia di competenza, adesso si è spostato sulla fascia destra. Castagna, gestione del pallone, molto bravo però Natalia su di lui, appena ha toccato il pallone è andato subito in pressione. Intanto finisce il primo tempo in questo momento, risultato sullo 0-0 tra Ciampino ed Alba Roma, molte più occasioni per l'Alba Roma, però risultato ancora fermo sullo 0-0.
Ah, è uscito un po' tutto. Le cuffiette. Secondo tempo di Ciampino contro Alba Roma, terza giornata del gruppo C, ultima giornata sia per Alba Roma che per Ciampino, risultato ancora fermo sullo 0-0, però comunque tante le occasioni per Alba Roma, adesso ancora qui con Kulacicco che prova il cross in mezzo, però fa buona guardia il 33 del Ciampino, poi lancia in avanti a cercare Fusaro, però ancora bravissimo Minnini, che poi viene messo proprio giù dal 32 Fusaro del Ciampino, il capitano dell'Alba Roma, che sta disputando una grande partita, sempre molto preciso, sempre puntuale negli interventi. Adesso qui si ripartirà da un calcio di punizione, spostati sulla destra, si incarica della battuta il numero 18 De Santis, centrocampista centrale dell'Alba Roma, andrà con il destro, in mezzo vanno proprio Minnini, il 9 Minutello, cross in mezzo di De Santis, può cercare Minutello, stop di Minutello, trova la giocata, poi pallone che resta lì, ha provato il gol del vantaggio, il 22 dell'Alba Roma, dell'Alba Roma, Carlo Fazio, entrato nel secondo tempo, porta avanti il pallone il Ciampino, sempre a cercare il solito Fusaro, però anticipato da
Minnini, poi si torna indietro, si va da Casanica che con il sinistro lancia il terzino destro dell'Alba Roma che va in avanti da Minutello. Bellissimo qui il fraseggio per Tarquini dalla fascia destra, cross in mezzo, non ci è arrivato veramente per nulla il numero 19 Castiglione, anche lui è entrato in questo secondo tempo, è andato a sostituire il 10 Scuderi, che comunque aveva disputato una buona partita. Recupera il pallone in mezzo il 33 del Ciampino, però è altrettanto bravo De Santis a recuperare il pallone da un De Santis all'altro, dal 14 al 18. L'otto dell'Alba Roma, lo Presti aveva superato il suo diretto avversario, però per l'arbitro non è calcio di punizione, incredibile. Poi prova a ripartire in contropiede Fusaro, anticipato molto bene, va Castagna, il capitano del Ciampino, De Santis lo ferma, si lotta in mezzo al campo, poi mette tutti d'accordo con la Cicco e dà il pallone a De Santis, cerchio del centrocampo, allarga sulla destra. Adesso tentativo offensivo da parte dell'Alba Roma, si torna ancora sul cerchio del centrocampo per il 18 De Santis, però è bravissimo il bravissimo D'Ambrosio a fermare tutto, però poi ancora pallone recuperato dall'Alba Roma. Minnini porta avanti il pallone, il capitano poi allarga dal suo compagno di reparto De Santis, si va sulla sinistra dove c'è Colacicco, va per vie centrali da De Santis, Colacicco che in questo momento è scalato in difesa perché davanti adesso gioca il numero 22 Fazio, qui è fermato il 9 Minutello per un fuorigioco, altre proteste da parte della panchina dell'Alba Roma che in questa partita poche volte si è trovata favorevole alle decisioni dell'arbitro. Porta avanti il pallone il Ciampino, riesce a superare la prima linea di pressione molto bene, non sempre è successo durante questa partita. Porta avanti il pallone Frasca, allarga centralmente per D'Ambrosio, cerchio del centrocampo, poi allarga sulla destra dove c'è Castagna che però scivola sul terreno di gioco, si ripartirà con un fallo laterale sotto tribuna Montemario, va a battere il numero 11 Colacicco per De Santis che allarga molto bene sulla destra, avanza il terzino destro dell'Alba Roma che poi allarga molto molto bene, cross in mezzo a cercare Minutello, ma è provvidenziale l'intervento di Panimolle che manda il pallone in calcio d'angolo e sarà il primo calcio d'angolo della ripresa. Si incarica della battuta Castiglione, il numero 19, anche lui è entrato in questo secondo tempo, va con il destro a spiovere, pallone messo in mezzo e ha sfiorato il gol Natalia, il numero 3 dell'Alba Roma con un colpo di testa. Adesso rimane anche acciaccato a terra, probabilmente si è fatto male nel cadere a terra, ovviamente non c'è stato nessun contatto con l'avversario, vicino a lui c'era il 48 Pelliccioni, infatti si ripartirà con una rimessa dal fondo e proprio Pelliccioni si incarica della rimessa dal fondo. Tra l'altro adesso sembra dallo scacchiere d'Appio che il Ciampino si sia messo a 3 in difesa. Minnini molto bravo nell'anticipo, poi va sulla destra, però fa buona guardia Frasca, poi cross in mezzo, ancora Panimolle, palla cresta lì per Tarquini, 1-0 per l'Alba Roma e trova il meritato gol del vantaggio il numero 7 Tarquini, gol meritatissimo dell'Alba Roma che aveva avuto tante occasioni in questa gara. Tarquini con un destro dal limite dell'area ha portato in vantaggio l'Alba Roma. Sicuramente Siclari ha sulla coscienza questo gol non perfetto il,
il suo intervento. 1-0 per l'Alba Roma, che in questo momento è in vetta da sola al gruppo C a 9 punti, e segna il suo decimo gol del torneo e conferma anche la sua ottima tradizione dal punto di vista della difesa. Infatti un solo gol subito nelle due precedenti giornate, e anche quest'oggi zero gol presi fino a questo momento, ovviamente, e soprattutto poche occasioni concesse agli avversari. Qui ancora l'Alba Roma che si protrae in avanti, Panimolle in difficoltà, è costretto a buttare il pallone in calcio d'angolo che verrà battuto dal 19 Castiglione. Anzi no, scusate, rimessa laterale dalla 8 di destra, non era calcio d'angolo, battuta con le mani molto lunga a cercare Minutello, che però viene anticipato. Può partire in contropiede il Ciampino con Fusaro, gestisce il pallone molto bene, poi però sbaglia tutto il suo compagno di squadra Castagna, nonché il capitano della sua squadra, si è già dall'altra parte. Pallone centrale per Lopresti, aggancio bellissimo dell'otto che prova il tiro, però impatta su D'Ambrosio. Quindi ancora rimessa laterale per l'Alba Roma, sempre dalla parte destra, sempre dalla fascia destra, e si occupa della rimessa laterale Natalia, che prima nel primo tempo giocava a sinistra, mentre adesso va a occupare la fascia destra. Prova il tiro, ancora un'altra occasione per l'Alba Roma, sempre con questi tiri cross e calcio d'angolo. Qui stavolta Siclari è riuscito a metterci la mano. Calcio d'angolo per l'Alba Roma, bandierina alla destra del portiere del Ciampino, batterà con il destro, cross in mezzo a piovere, non ci arriva nessuno, però poi il pallone che resta lì, attenzione, ancora pericoloso, Natalia vicino alla bandiera del calcio d'angolo, rimette in mezzo per Minutello, cross, scusate, colpo di testa di Minutello, che però non riesce ad arrivare, non riesce ad impensierire il Ciampino, quindi si resta sullo 0-1. Intanto altra sostituzione per il Ciampino, esce il numero 90 Frasca, che comunque fino a questo momento aveva disputato una buona gara, sicuramente uno dei migliori dei suoi, anche se comunque è una partita molto molto complicata per loro, perché l'Alba Roma è comunque un'ottima squadra. È entrato con il numero 58 Urciuli. Qui altra palla persa dal Ciampino. Minutello entra nel rigore, Minutello con il destro sotto il 7, Minutello 2-0 per l'Alba Roma. Si è portato il pallone sul destro, poi è entrato dentro l'area di rigore e ha siglato il gol del 2-0. E vantaggio meritato per l'Alba Roma, che come abbiamo detto prima sta giocando molto molto bene, nel primo tempo però non è riuscita a segnare, mentre in questo momento ha siglato due gol nel giro di 5 minuti. Quindi 2-0 per l'Alba Roma, gol di Minutello, che comunque già nel primo tempo aveva sfiorato diverse volte il vantaggio. Si riparte D'Ambrosio. Tra l'altro confermo l'impressione che avevo avuto, in questo momento il Ciampino ha schierato una difesa a 3, vederli in campo sembra un 3-5-2. Adesso rimessa laterale, da battere il 58 Rivetti, va per vie centrali, però sempre il solito De Santis a riconquistare il pallone, però è Caparbio il 6 del Ciampino a riconquistare il pallone, però poi mette tutti d'accordo con la Cicco, che torna indietro dal suo portiere, può ripartire immediatamente l'Alba con la Cicco. Non sa a chi darla, vicino Lopresti, però decide totalmente di cambiare gioco, ed è un'ottima scelta per il capitano Minnini, che allarga in questo momento sulla destra per Natalia. Ancora
fascia destra, bravissimo qui il passaggio verticale per Minutello, lo presti, lancio in avanti a cercare Fazio, Fazio out di destra, cross in mezzo di Fazio, Castagna fa buona guardia, si ripartirà ancora con una rimessa laterale per l'Alba Roma, che in questo momento sta spingendo tantissimo alla ricerca anche del terzo gol. Tra l'altro aggiorniamo anche il totale dei gol fatti fino a questo momento dall'Alba Roma, siamo arrivati a 11 gol in questo torneo e uno solo subito. Cross in mezzo a cercare Minutello che non ci arriva, rimessa dal fondo per il Ciampino, ma è un altro rischio per il Ciampino con l'Alba Roma, che ogni volta che si riversa in avanti sembra dare l'impressione di poter comunque dar fastidio e anche di poter quasi sempre trovare la rete. Lancio in avanti a cercare De Rosa, fa buona guardia Minnini, prova il tiro Fazio, un tiro al volo di collo destro che però finisce lontano dai pali della porta, difese da Siclari. Lancio in avanti a cercare De Rosa, Minnini forse usa un po' troppo le mani, infatti si lamentano i giocatori del Ciampino, però secondo l'arbitro è tutto quanto regolare. Lo presti De Santis, torna indietro da Minnini, cerchio del centrocampo, si fa vedere Lo presti, va su di lui D'Ambrosio, però il pallone comunque riesce ad arrivare a Fazio, poi per Tarquini, allarga sulla destra, pallone in mezzo per Minutello, ha provato la zampata vincente il 9 dell'Alba Roma, non ci è arrivato veramente di pochissimo. Adesso Siclari può rinviare il pallone, va a cercare D'Ambrosio, stop di D'Ambrosio con la coscia destra, poi va a cercare De Rosa, il 69 lotta contro il capitano dell'Alba Roma, poi scontro testa contro testa tra De Rosa e Minnini, brutto scontro, veramente si sono fatti, sembra, molto male i due giocatori, probabilmente servirà un po' di ghiaccio, comunque un po' di acqua fredda per i due giocatori. È stato un brutto scontro al cerchio di centrocampo, nel tentativo entrambi di andare a recuperare il pallone, di lottare al centrocampo. D'altro De Rosa molto molto fisico, è molto molto alto e più grosso rispetto al capitano d'Alba Roma, infatti De Rosa è già in piedi, sembra essersi totalmente ripreso, mentre Minnini è ancora a terra, intanto scena di fair play che apprezziamo moltissimo. Il 69 De Rosa è andato immediatamente a sincerarsi delle condizioni di Minnini, del capitano dell'Alba Roma, che momentaneamente sembra essere in difficoltà, ancora non si è rialzato e vediamo se potrà continuare a giocare oppure dovrà chiedere il campo. Sarebbe un peccato perché fino a questo momento è sicuramente uno dei migliori in campo, se non il migliore in campo per quanto riguarda l'Alba Romana. Gioco ancora fermo quando il risultato è sullo 0-2 per l'Alba Romana. Ricordiamo gol all'inizio della ripresa del 7 Tarquini e poi a raddoppiare ci ha pensato il numero 9 Minutello. Proseguono le cure sul capitano dell'Alba Roma, che non sembra ancora riprendersi dallo scontro con il 69 del Ciampino De Rosa. Lo scontro è stato effettivamente molto molto brutto, è ancora a terra il capitano e soprattutto uno dei migliori
dei migliori in campo, senza dubbio, dell'Alba Roma. Vediamo se l'allenatore deciderà di sostituirlo. Adesso sembra, no, si è rialzato con una vistosa fasciatura in testa, però sembra che ha voglia di non abbandonare i compagni di squadra. Ovviamente da buon capitano difficilmente vorrà abbandonare la squadra, ma credo che per forza di cose sia costretto, perché vedo Tarquini con la fascia in mano, e fascia che adesso passa a De Santis, il numero 18. Sì, viene sostituito Minnini, peccato perché stava disputando un'ottima partita, però lo scontro con De Rosa è stato veramente veramente brutto, e ad avere la peggio è stato il capitano dell'Alba, quindi sostituzione credo quasi certa. Poi vedremo bene chi entrerà in campo. L'unica cosa certa in questo momento è che De Santis, non De Santis il compagno di reparto di Minnini, ma De Santis il numero 18 a centrocampo, è diventato il nuovo capitano. Intanto le squadre stanno lentamente rientrando in campo. Ricordiamo sempre il risultato sullo 0-2 per l'Alba Roma. Alba Roma che ha appena perso il suo capitano. Entrato. Ancora non è stata effettuata la sostituzione. La partita sta per ricominciare. Da quello che si vede in questo momento, forse anche l'Alba Roma adesso ha cambiato assetto tattico con l'uscita di Minnini. Però si riparte, ricordiamo, risultato sullo 0-2. Pelliccioni allarga sulla destra per Castagna, va per vie centrali, però sbaglia, recupera il pallone subito l'Alba Roma, tentativo in avanti per Fazio, però anticipa molto bene Castagna, che poi va per vie centrali, cerchio del centrocampo, buonissima gestione del pallone da parte di Fusaro, però poi sbaglia completamente tutto al momento del lancio in avanti. Lo Presti va in avanti, ancora allarga sulla destra dove c'è Castiglione, c'è sempre minuto lì in mezzo, Castiglione in mezzo, non ci arriva nessuno, però adesso ci arriva Fazio, out di sinistra, pallone in mezzo sempre a cercare il solito Minutelli. Tanto c'è un altro giocatore rimasto a terra, però stavolta per il Ciampi. Adesso fase un po' spezzettata della gara, tanti infortuni, si sta giocando di meno a pallone, e non riesco a capire chi è il giocatore rimasto infortunato, il capitano dell'Alba Roma. Altro gesto di fair play, si è andato subito a sincerare delle condizioni dell'avversario. Vediamo se servirà il cambio per il 6, Mocciola, ma forse lui riesce a restare in campo, anzi no, viene sostituito anche il numero 6, viene sostituito anche il numero 6 Mocciola, quindi altra sostituzione per infortunio. Dopo prima il capitano Minnini, si è fatto male anche Mocciola, però stavolta per il Ciampino. Si può ripartire finalmente, gestione del pallone da parte di Fiorio, che va in avanti a cercare Fusaro, vince un paio di rimpalli Fusaro molto molto intraprendente, poi si torna indietro al tentativo del Ciampino, che viene atterrato da De Santis. Calcio di punizione, De Rosa che è appena rientrato in campo dopo lo scontro con Minnini, lancia in avanti a cercare Castagna, fa buona guardia il centrale dell'Alba Roma, però va ancora in avanti, poi pallone che resta lì da rigore, Castagna prova il tiro, però troppo centrale, il tiro che finisce lentamente tra le braccia di Castagna, che fa sua la sfera e fa subito ripartire l'azione per i suoi. Va in avanti l'Alba Roma con Esposito, che è entrato al posto di
Minnini, larga, larga sulla destra dove c'è Colacicco. Colacicco ha davanti a lui Rivetti, quindi è costretto a tornare indietro da Lopresti. De Santis, fermato molto bene dal 33 del Ciampino, però poi De Santis caparbio, vince il rimpallo, poi prova in verticale a cercare Minutello. Pallone leggermente troppo lungo e quindi può ripartire l'azione del Ciampino con Pelliccioni. Va per vie centrali, in pressing subito Minutello. Pelliccioni ha sulla sua destra Castagna, che viene servito in questo momento, poi prova il lancio in avanti per Fusaro, sbaglia lo stop, recupera palla però D'Ambrosio, gestisce molto bene il pallone, torna indietro da Castagna, di prima ancora per D'Ambrosio, out di destra, riconquista il pallone l'Alba Roma, bravissimo Minutello che allarga molto molto bene per Fazio, poi si accentra Fazio, prova a darla ancora una volta al suo compagno di squadra, però sbaglia Castagna, porta avanti il pallone, c'è Lopresti su di lui, finta di Castagna, torna su di Lopresti, vince però il pallone Castagna, poi prova il lancio in avanti, però fa buona guardia Colacicco che va indietro da Natalia, che dopo l'uscita del capitano dell'Alba Roma è diventato il nuovo difensore centrale dell'Alba. Bravissimo qui Minutello che ha provato una sortita offensiva, però è stato altrettanto bravo il difensore del Ciampino ad intercettare il pallone e anche lui in questo momento è a terra. Vediamo se dovrà lasciare il campo anche lui, anche se non dovesse farcela, il Ciampino rischierebbe di finire la gara in 10 uomini. Vediamo, anzi no, si rialza il giocatore del Ciampino, quindi probabilmente continuerà a giocare. Intanto mancano poco più di 10 minuti alla fine della partita. Ricordiamo il risultato in 2-0 in favore dell'Alba Roma. Intanto rimessa laterale, appunto battuta dall'Alba Roma, però bravissimo Panimolle con un colpo di testa, lancia in avanti De Rosie, prova il lancio avanti per Frasca, viene fermato molto molto bene da Natalia. Ha già recuperato palla l'Alba Roma, va sulla destra da Castiglione, Minutello anticipato, pallone che però resta lì, poi la spazza via Pelliccioni, ancora però De Santis ad anticipare tutti, però recuperato subito palla Panimolle che porta avanti il pallone con il destro, ha cercato il 58 al suo compagno di squadra, però è altrettanto bravo De Santis, con un colpo di testa anticipa tutti. De Santis, lancio in avanti perfetto per Fazio, bellissimo stop a seguire, entra nel rigore Fazio, c'è Castagna su di lui che fa buona guardia, si mette tra lui e il pallone, conquista anche un ottimo calcio di punizione. Calcio di punizione per il Ciampino, battuto in questo momento, fascia destra Castagna, larga sulla destra De Rosa, 69, porta avanti il pallone sopra De Santis, poi torna indietro dal 33 e con una finta riesce a superare Esposito, poi va indietro da Panimolle, vince un rimpallo Fusaro vicino al cerchio del centrocampo, lancia in avanti, sbaglia però De Santis il retropassaggio all'indietro, è stato molto molto bravo Casanica che è riuscito ad anticipare l'attaccante del Ciampino, si riparte De Santis, Castagna, così cerchio del centrocampo, porta avanti il pallone, il 14 Longhi,
poi si va sulla fascia destra da Castiglione, porta avanti il pallone, si fa vedere in mezzo Fazio, gestisce il pallone per Esposito, lancio in avanti, gestisce il pallone il 17 dell'Alba che torna indietro da Fazio, supera il diretto avversario, prova il tiro e c'è il palo, altra occasionissima per l'Alba Roma, stavolta a colpire il palo è stato Esposito, bravissimo qui il 21 che ha tentato il tiro, ci ha messo anche i guanti, Siclari, il pallone che si è infranto sul palo, poi porta avanti il pallone il Ciampino, la rimessa laterale per l'Alba Roma, indietro da Longhi, ora gestisce il pallone Longhi, il 14 dell'Alba, prova il lancio in avanti a cercare Colacicco che con l'ausilio di Fazio tengono il pallone in campo, Esposito centralmente per De Santis, cerca il centrocampo, viene però fermato De Rosa, allarga molto bene sulla sinistra dove c'è Frasca, pallone un po' troppo lungo, rimessa laterale per l'Alba Roma, Castiglione per De Santis, ancora Castiglione, fascia sinistra, bravissimo Castiglione, supera il diretto avversario Castiglione, entra nel rigore Castiglione, va in mezzo, anticipato da Panimolle, sarà calcio d'angolo per l'Alba. Calcio d'angolo per l'Alba con il destro, bandierina alla sinistra del portiere del Ciampino. Calcio d'angolo battuto in questo momento, cross in mezzo, stava per arrivare Natalia però anticipato, quindi può partire in contropiede il Ciampino. De Rosa allarga con il piatto destro per Frasca, porta avanti il pallone Frasca, può allargare sulla destra, invece decide di andare per vie centrali, per Rivelli, però poi esce molto molto bene il portiere, però palla che comunque resta lì, Castagna su di lui, subito Esposito tiene il pallone il 58 del Ciampino, poi va da D'Ambrosio, viene anticipato molto molto bene De Santis, lascio in avanti, perfetto ad andare a cercare Longhi, entra nel rigore, la mette in mezzo, anticipo perfetto di Panimolle, ancora una volta, ancora gestione del pallone dell'Alba Roma, qui palla che poi resta un po' nell'aria, si alza anche un campanile, poi D'Ambrosio la gestisce, fallo di De Santis su di lui, subito fischiato dall'arbitro, De Santis va a sincerarsi delle condizioni di D'Ambrosio, l'intervento non è stato pulito, però insomma cose che succedono in un campo di calcio, De Santis che ancora una volta è andato a chiedere all'avversario come stesse, quindi calcio di punizione per il Ciampino, De Rosa lancio in avanti, cercare 58 del Ciampino, però riesce a controllare il pallone. Ciò in avanti, qui D'Ambrosio recupera un ottimo pallone per Urcioli, va in mezzo, colpisce il pallone, però De Santis, e addirittura forse neanche è calcio d'angolo, anzi non sarà calcio d'angolo, ma intervento provvidenziale da parte di De Santis insieme al 3 Natalia, sono stati provvidenziali per salvare il gol del 1-2, intanto proteste da parte del Ciampino, probabilmente chiedevano un calcio di rigore, proteste che vengono dal 33 La Rosa, ma l'arbitro non è d'accordo con La Rosa, però andrà comunque a vedere il VAR.
10 km di erbata che volevano farmi fare la corsa. Ecco. Mi sa che sono scontati due difensori sono scontati. La palla è passata, giusto? Cioè il difensore l'ha messo in cazzo. No, quando sono partito ho detto l'hanno ammazzato. No, invece no, non c'è. Invece la palla è andata prima. Rigore. Rigore. Controllo al VAR è finito, l'arbitro ha deciso che sarà calcio di rigore, quindi possibilità per il Ciampino di accorciare le distanze e di segnare il gol dell'1-2, calcio di rigore che è stato assegnato dopo il controllo al VAR. Ci è voluto un po' di tempo, non erano chiarissime le immagini, però ha deciso che si andrà per il calcio di rigore. Vediamo adesso chi andrà a batterlo. Andrà il numero 32, nel numero 32 Fusaro, quindi Fusaro contro Casanica. Batterà con il destro, parte Fusaro, il tiro ed è il gol, 1-2, ha segnato il Ciampino, accorcia le distanze, il numero 32 Fusaro su calcio di rigore. Aveva intuito Casanica, però non è riuscito ad arrivarci. Bel rigore battuto dal centravanti del Ciampino. Quindi si ripartirà dal risultato di 1-2 quando manca veramente pochissimo alla fine di questa partita. Alba Roma che deve difendere questo risultato. Tra l'altro secondo gol subito in questo torneo. De Santis, cerchio del centrocampo, porta avanti il pallone il capitano, va indietro da Lunghi, larga sulla destra, molto bene, ancora Lunghi, sbaglia però qui il passaggio, sta rischiando un po' troppo l'Alba Roma, recupera il pallone, però bravissimo De Santis che fa buona guardia. La Rosa viene fermato, attaccato da dietro con un fallo però da Monio, quindi calcio di punizione ovviamente a centrocampo. Calcio di punizione per il Ciampino. Pallone per De Rosa che prova il tiro con il destro. Però alto il tiro del 69 De Rosa del Ciampino. Ha provato il gol. Intanto mancano 4 minuti alla fine della gara. L'arbitro appena segnalato. Quindi 4 minuti per l'Alba Roma per difendere il risultato. De Santis. Santis va indietro, poi però perde il pallone, sarà calcio di punizione, bravissimo qui Fusaro a conquistare questo calcio di punizione. Dato il Ciampino che negli ultimi minuti sta disputando veramente
una grande gara, sempre in impressione. Forse l'Alba Roma si è un po' anche affievolita, pensava di aver conquistato quasi sicuramente la vittoria, ma così non è, perché mancano circa 3 minuti e ci sarà un calcio di punizione interessantissimo per il Ciampino. Calcio di punizione battuto in questo momento a spiovere, calcio di punizione interessante, però buona presa di Casanica, che adesso può rilanciare in avanti, però stoppa molto bene il pallone Panimolle. Parte il Ciampino, De Rosa alza una palombella a cercare ancora Panimolle, ancora però De Rosa a centrocampo a lottare. Adesso prova a sbrogliare la situazione il 21 dell'Alba Roma, Esposito. Però calcio di punizione per l'Alba Roma quando siamo vicinissimi al cerchio di centrocampo. Si incarica della battuta De Santis, vicino a lui l'altro De Santis, il capitano della squadra, che gioca adesso il pallone, cambia totalmente dall'altra parte, però è stato molto molto bravo Mocciola, che adesso prova un'azione offensiva in solitaria, prova il taglio in orizzontale per Fusaro, però ha già riconquistato palla l'Alba Roma, fascia destra De Santis, prova ad allargare dall'altra parte, però sbaglia completamente tutto. Riconquistato palla il Ciampino, pallone in mezzo a cercare ancora una volta Fusaro, e qua sta rischiando veramente tanto l'Alba Roma, che pensava di aver vinto la gara, ma così invece non è. Casanica pronto al rilancio, manca veramente pochissimo alla fine della partita. Rilancio Casanica con il sinistro, rilancio in avanti a cercare Monaco, che allarga molto bene sulla destra a cercare Castiglione, però il suo passaggio poi viene anticipato, si ripartirà con una rimessa laterale dall'altra parte del campo sull'out di destra per l'Alba Roma. Quando ormai veramente la partita è agli sgoccioli, risultato di 2-1 per l'Alba Roma, che ricordiamo con questo risultato si porta a 9 punti, quindi a punteggio pieno del girone di Coppa MIV, girone C. Pallone buttato in fallo laterale, bellissima qui azione da parte dell'Alba Roma, buon tiro tentato però che non riesce ad prendere lo specchio della porta. Pelliccioni porta avanti il pallone, poi va per vie centrali dal suo compagno di reparto Panimolle, che allarga sulla sinistra, si fa vedere la rosa al centro del campo, non viene però servito e sbaglia completamente tutto. Lunghi recupera palla, però ancora recupera palla il Ciampino, probabilmente ultima azione della gara. De Rosa, pallone che arriva al 58 del Ciampino, forse in posizione di offside, però non revisata dal guardalinee. Natalia lancia in avanti, adesso contropiede da parte dell'Alba Roma, De Santis, lancio bellissimo d'esterno per Castiglione, palla in mezzo di Castiglione, però sbaglia totalmente, però attenzione, sta per entrare il pallone, triplice fischio da parte dell'arbitro, finisce qui la partita, Alba Roma 2, Ciampino 1, ed è finita in questo momento appunto la partita, Alba Roma che si qualifica al turno successivo con 9 punti, mentre invece niente da fare per il Ciampino, che finisce qui il suo cammino.